Questa sera, in via del tutto eccezionale, il nostro consiglio comunale è qui riunito a inverno alla rotonda della 412, che è in condizioni pietose. Da ormai più di un anno abbiamo chiesto aiuto alla provincia e abbiamo ricevuto risposte sempre vaghe, false promesse, anche dallo stesso presidente Poma. La rotonda è in queste condizioni, non c'è illuminazione, i pali sono divelti, ci sono i guardrail abbattuti dalle macchine e dai camion che sono andati contro, anche a causa della scarsa illuminazione, perché questa è una zona dove, specialmente d'inverno, c'è una forte nebbia. La rotonda si trova alla fine di un rettilineo, pertanto si può vedere chiaramente che ci sono segni di ruote al centro della rotonda per le macchine che l'hanno attraversata. È una rotonda pericolosa, è un punto critico. Ci siamo sentiti dire che la 412 non è una priorità. Credo che si possa vedere dal traffico che questa sera, che è sabato, quello che possiamo fare l'abbiamo fatto stasera, ci siamo messi noi stessi a fare da illuminazione, è l'unico modo con cui forse qualcuno ci può ascoltare. Vi sembra normale tutto questo? A noi per niente. Dopo il discorso del nostro sindaco, qui ci sono altri due sindaci che l'hanno preceduto, che hanno vissuto tutte le problematiche. Io, Enrico Vignati e Giancarlo Podazzi. Qui abbiamo più di 30 anni di amministrazione comunale e una situazione simile non si è mai vista.